Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E dunque, come promesso, eccoci in questa nuova rubrica che è Jersey Story, cioè parlerò della, ovviamente usando la mia collezione di maglie, ma poi vediamo perché io partirò dalla mia collezione, ma se la rubrica va e avrà successo, andrò avanti magari ogni tanto con anche divise che non ho e le citerò, eccetera. E dunque siamo qui in questa prima puntata. Vi spiegherò praticamente prendendo una mia maglietta, almeno questo è l'inizio, come ho detto prima, perché poi se la rubrica funziona lo farò anche con magliette non mie, cioè che non ho. Praticamente vi parlerò di queste di magliette di calcio, da calcio appunto, e vi racconterò degli aneddoti e una piccola storia su quella maglietta. Quindi la maglietta in questione. Oggi per la prima puntata ne volevo una particolare su cui poter costruire una bella storia e ho costruito la mia, come ho detto prima, una delle mie magliette preferite, la maglia rosa con scritto Juventus. E che dire, allora intanto maglietta che è lo stesso identico materiale della prima divisa di quell'anno lì, della K, perché negli anni 90 la K, come detto, Juventus, quindi immaginate, è la maglietta usata per il centenario della Juventus. Rosa perché rosa è stata la maglia delle prime la prima maglia della Juve. Come saprete, la Juve maglia rosa con la cravatta o il papillon nero. E tutte le volte che la Juve ha fatto un anniversario ha sempre usato maglia, quasi sempre usato maglia rosa. Io 80 anni ho usato maglia rosa, 90 anni ho usato maglia rosa, 100 anni ho usato maglia rosa, 120 no, e questo lo vedremo in un'altra puntata. E è molto bella, a me piace tantissimo, questi bordi neri che richiamano comunque la prima divisa di quell'anno lì. L'anno è la stagione 97-98, seppur questa maglia alla fine è stata usata per un amichevole d'estate contro il Newcastle, dove ci è stata appunto data la consegna, ci è stato anche consegnato un trofeo, il trofeo della Coppa del Centenario. E questa maglietta appunto è stata usata in quella partita. Abbiamo vinto 3-2 con due gol di Inzaghi e il gol di Ferrara. È la maglietta, una delle prime magliette usate proprio da Pippo Inzaghi, proprio perché Inzaghi arrivò quell'anno lì alla Juve, quell'estate lì era appena arrivato e lasciò poi un segno indelebile per quanto riguarda me, ma credo comunque un grandissimo segno in tutta la storia della Juve. E come ho detto, questa per me è una maglia bellissima. È una maglia bellissima presa allora, quindi ufficiale, questa proprio ufficiale, questa proprio comprata già nel 98. E come vedete c'è il logo Juventus, la Juve fece una buona campagna. Mi sarebbe piaciuto vedere questa dirigenza all'opera con il centenario, perché il Juventus fu secondo me una buona iniziativa mediatica, ma secondo me con questa dirigenza qua, che è già protratta per altri orizzonti futuri, credo che avrebbe giocato ancora meglio su questo logo. Questo logo qua, la Juventus quell'anno lì fece diverse iniziative, fece aprire una sorta di museo, non ovviamente lo J Museum, ma una mostra, un museo, come posso dire, provvisorio a Torino, fece diverse iniziative legate a Juventus, fece anche un torneo tra le leggende, fece quattro squadre, bianconeri, gialli, blu e rosa, con dentro tutti i giocatori del passato, quindi fu una bellissima serata al Delle Alpi. Chiaro, sarebbe stato bello vedere Juventus allo stadium, però allora c'era il Delle Alpi, lo stadium non c'era ancora. Sony Minidisc, quell'anno chiaramente è, ripeto, il disegno molto simile a quella bianconera che è poi stata la prima divisa dell'anno 97-98, ma questa è total pink, cioè completamente rosa. E c'è da dire, come detto, è stata usata in Juventus Newcastle 3-2, Coppa del Centenario, e i risultati di quell'anno ce li ricordiamo bene, sia in agrodolce, perché perdemmo la Coppa dei Campioni in finale ad Amsterdam con il Real Madrid, ma se vi ricordate vincemmo il campionato grazie al gol di Del Piero, il famoso rigore di Giuliano Ronaldo. È una maglia che a me piace tantissimo, come ho detto, probabilmente è la terza maglia più bella secondo me della storia della Juve, è una delle mie maglie preferite, anche perché mi lega un ricordo particolare, perché insomma la mia adolescenza è stata una maglia, nella mia adolescenza è stata una delle maglie che mi ha colpito di più.
E niente, quindi questo era tanto da dire perché Inzaghi, semplicemente era il mio, è stato il mio giocatore preferito per anni. Sono andato avanti anni a gridare il suo nome allo stadio. Tra l'altro, me la ricordo piacevolmente anche perché quel periodo l'ho vissuto molto allo stadio. Sono stato tanto allo stadio, quindi la ricordo veramente con molto affetto e molto piacere. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo primo appuntamento di Jersey History. E a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale, ovviamente anche con questa nuova rubrica. Ciao a tutti!